il nostro collega di lettere o di matematica, nel preparare il compito in classe, pianifica, sceglie i temi, prepara i quesiti, ed è un'operazione che fa in separata sede. Poi in classe distribuirà gli elaborati, darà delle indicazioni e per il momento il suo compito è finito. Riprenderà poi quando o in sala insegnanti o a casa, matita blu e rossa, dovrà correggere, evidenziare, segnare e dare un voto. È quindi un tipo di approccio indiretto. Il compito in classe di un insegnante di coro, chiamiamolo anche guida, chiamiamolo maestro, educatore, è ben diverso. Lui deve vivere in prima persona quello che poi chiederà ai suoi allievi cantori. E lo deve vivere con il proprio viso, con il proprio corpo, con la sua passione, accettandosi così com'è. Spesso incontro degli insegnanti che ammettono di provare difficoltà a produrre un semplice canto davanti alla stessa scolaresca dove magari sanno recitare una poesia, sanno spiegare un capitolo di storia o addirittura sanno anche richiamare con una certa importanza vocale anche l'attenzione. Però del canto non se ne fa niente. E chiedere al CD, all'MP3 o addirittura ad un video di sostituirci nell'insegnare il canto significa lavorare a metà. Ognuno con le proprie possibilità dovrà prendere il canto ed insegnarlo con una pianificazione. Potrebbe anche iniziare dal ritornello, perché alle volte il ritornello è più accattivante della strofa. Può dividere la classe in due gruppi, può addirittura alternarsi alla classe, quindi creando questo obbligo all'ascolto che è fondamentale nell'acquisizione e nel perfezionamento del canto stesso. Quindi non rinunciare a insegnare il canto dalla prima all'ultima nota. Solo così avrà la soddisfazione anche di gestirlo. Quasi sempre i canti pensati per la didattica hanno un'introduzione che permette al cantore di prendere con facilità l'intonazione, la nota, la pulsazione, il movimento e anche il clima, spensierato, importante, grave. Esercitiamoci oggi sull'attacco di Parole in libertà a pagina 81 della nuova antologia. Notiamo che sia l'introduzione che la frase del coro iniziano in levare con un'anacrusi di un ottavo. L'attacco del pianista prevede una battuta completa. Quindi, dopo la posizione di partenza, il momento in cui io creo attenzione e concentrazione, darò 1, 2, 3, 4. Ma appena il direttore raggiunge una certa intesa con il pianista, il gesto va ottimizzato, va ridotto, è la regola. E basteranno solo due movimenti, e cioè il 3 e 4 finali. Quindi, posizione di partenza, 1 e 2 solamente pensati, e stacco il 3 e 4. 3, 4. Solitamente l'accompagnamento pianistico raddoppia il canto, cioè la mano destra, la parte alta della mano destra suona le stesse note della voce. Suonerebbe più semplice così. C'è invece una parte libera in controcanto che dà maggior eleganza e qualità alla composizione. Ascoltiamola separatamente. Ascoltiamola ancora col canto, la voce è volutamente più debole.